Non so se leggete bene, eh. Comunque, eroe a 12 anni, col surf salva un bagnante. Livorno uomo stava per annegare, ragazzino, e le onde erano alte, ma doveva aiutarlo. Ragazzino, 12 anni, con la sua tavola da surf. Questo è quanto, ragazzi. In poche parole, il discorso è questo. Ogni bagnino ha il suo Baywatch, il suo amato Baywatch, no? Ok, ora ne parliamo. Tanto, come potete vedere, porto via questa bestia con me. Attenzione alla corda. Eccola là, eccola là. Allora, come vi dicevo, questa è la tavola surf. Allora, ogni bagnino ha il suo Baywatch impostazione. In caso di annegamento di una persona oppure poca stabilità in mare e tutto, noi bagnini siamo costretti a uscire a nuoto con quel coso lì, che è il coso rosso chiamato Baywatch, che avete presente, perfetto. Altrimenti con il trabicolo lo chiamo io. E col mare grosso voglio vedere come uscire. Io tutte le mattine mi porto la mia bella tavola da surf. Siamo qui oggi per parlarvi di un ennesimo problema che si è creato al mare. Il problema in questione sono la questione dei salvataggi, ok? Noi l'altra volta siamo usciti con il pattino, avete visto, siamo arrivati laggiù in fondo, e ci sta uscire con un pattino per salvare delle persone su un mare piatto in lontananza, ok? Ci può stare, sono più di due persone. Mentre per effettuare dei salvataggi brevi, ovvero 10 metri qui dal mare, zona scogli, questi posti qua, un pochino anche più là degli scogli, noi bagnini siamo costretti a utilizzare il famoso Baywatch, questo, ok? Questo Baywatch, ok, noi si parte, ce lo mettiamo, ci infiliamo in acqua e iniziamo a nuotare fino alla persona. Una volta arrivati dalla persona, siamo un pochino stanchi ovviamente, perché la nuotata è stata abbastanza lunga, magari siamo oltre gli scogli e siamo un po' stanchi. Sul problema, passiamo il Baywatch, loro si tengono e noi dobbiamo rimanere un po' a galla, poi tentare di attaccarci anche noi al Baywatch se proprio siamo stanchi, esagerati. Allora, il fatto che consiste su questo: ieri un signore è uscito a fare il bagno qui davanti a me, ok? Io mando, quando c'è un mare così non è pericoloso per me, quindi la gente può fare il bagno tranquillamente, non c'è corrente esagerata. Ovviamente bisogna vedere chi è che nuota, se è uno che non riesce ad avere una buona nuotata deve essere accompagnato, ovvero seguito. Per seguirlo potete seguirlo a nuoto, vi tocca uscire a nuoto per essere sicuri, perché questo potrebbe affogare da un momento all'altro. Ma la migliore è fare così. Tavola da surf, siete incerti di una persona che sta nuotando, o non la fate entrare, che uno se vuole entra lo stesso, vi può dire io entro lo stesso e lui entra. Voi prendete la tavola, gli state vicino. Lui fa la sua nuotata tranquilla, voi siete lì pronti, se c'avete problemi salta al volo con voi, ecco fatto. Abbiamo fatto una prova ieri, una persona normale per arrivare da qui in fondo agli scogli a nuoto ci può mettere all'incirca 15 secondi per arrivare lì. Mentre con la tavola surf per arrivare in quella zona ci metti esattamente 4 secondi. Capite bene che il tempo è tutto in un salvataggio. Una boccata di troppo, uno va giù, lo perdi, non lo perdi più. Quindi ragazzi, io dico che tavole da surf devono essere omologate il prima possibile. Ovviamente questa è la tavola da surf in retina, sono quelle per fare surf, io faccio surf, sono esperto a muovermi tra le onde, ok. Tutti gli altri bagnini dovrebbero fare un corso di utilizzo della tavola da surf, cominciare a utilizzarle. Ma io in piccolo, qualsiasi bagnino che è qua, mi porterei una bella tavola da surf, me la terrei lì vicino. Cioè a fare un'uscita. Lascio con quello. Vediamo chi arriva primo, vediamo chi ha più forze, vediamo chi riesce a tirarlo sulla tavola, vediamo chi riesce a portarlo prima riva. È tutta una cosa più veloce. Quindi anche il sistema di salvamento che c'è italiano è sbagliato momentaneamente. È sbagliato perché bisogna rimodernizzarsi. Questi pattini sono lenti da morire, sono troppo lenti, pesanti, lenti, bisogna rimodernizzare anche questa roba qua. Ma non che dobbiamo comprare noi di ba il bagno un pattino migliore e tutto. Ovviamente il bananone, che sarebbe quello del mio collega, come potete vedere da quella parte, è un po' meglio, c'ha le banane che rialzano e riesce a passare bene oltre le onde. Questo dicono spacca le onde tra dentro, ma è lentissimo, perché quando ci batte l'onda mi rallenta un casino. Vedete, con la tavola surf ragazzi è una volata. Ovviamente ci vorrebbe una tavola surf,
magari non di resina, un tessuto un po' più, diciamo, più gommoso, ok, con delle varie maniglie laterali che la persona si può aggrappare, ancora un po' più lunga di carabina, non è neanche male. E ci si può anche collegare davanti il baywatch, mentre si nuota abbiamo il baywatch davanti, arriviamo in zona del signore, gli lanciamo il baywatch, ecco fatto. Io, voi fate come vi pare, io mi faccio i miei salvataggi alla mia maniera, mi preparo con quella e non avrò mai nessun problema. Invece se continuate a rischiare col vostro baywatch, date retta a quello che dice il salvamento, è rischioso. Ovviamente se il signore che io arrivo in zona avesse dei problemi, a me potrebbero anche rompermi, perché dicono no, a lei chi le ha detto di uscire con la tavola da surf invece di prendere il pattino. Dato che io alla mia vita ci tengo, so come muovermi, quella là sarà il mio mezzo di salvataggio per avanti. Ho già detto, in caso di salvataggio in lontananza usciremo sempre col pattino, in caso di mare piatto, altrimenti useremo sempre il pattino. Anche se abbiamo una canoa che stiamo adottando in modo da una bella canoa, anche la canoa è un altro mezzo di salvataggio molto rapido, molto più veloce del pattino, ovviamente non può trasportare più di 2 o 3 persone con un mare calmo, ovviamente. Questi sono mezzi vecchi, sono cose vecchie, non devono essere più utilizzate in quel senso, secondo me sono troppo retrogradi. Bisogna vedere ora, ragazzi, con surf bisogna fare degli insegnamenti, anzi ogni bagnino, se acquisti una tavola da surf, se il bagno non ve la passa, iniziate a utilizzarla perché potrebbe salvarvi la vita. Da Frank Mazzone è tutto, un saluto dal bagno Ronchi di Levante e ci vediamo alla prossima.